Ma stai tranquilla, mio cugino è un tuttofare. Ha già montato il box dodge. Ha sistemato il muro. E in più ha cambiato anche le tapparelle. No, mannaggia, mio cugino, mannaggia. Box doccia da 138,90€. Tapparelle da 26,90€. Zanzariere da 31,90€. Tende da sole da 154,90€. Lavori in casa, non improvvisare. Vai su bricobros.com. Il fai da te su misura. Bene, ritorniamo in studio per la terza e ultima parte di 105 Sport, come di consueto e come anticipato, riservata in gran parte al calcio 5, ma parleremo anche di basket del campionato interregionale. E nel campionato di Serie A di futsal è andato in scena il derby regionale tra lo Sporting Sala Consilina e il Napoli. È stata una partita intensa e giocata davanti a oltre 1500 spettatori, davvero uno spettacolo interessante quello che si è visto ieri al centro sportivo meridionale di San Rufo, davvero gremito in ogni ordine di posto, e uno spettacolo anche sul campo, un derby nel vero senso della parola, con anche agonisticamente molto interessante. Alla fine ad imporsi è stata la formazione partenopea, che ha vinto 4-2 e dopo il doppio vantaggio degli azzurri napoletani c'era stato il ritorno dei gialloverdi di casa del tecnico Oliva, con le reti del solito Brunelli e di Stigliano, che nell'occasione era portiere di movimento. Poi nel finale, negli ultimi due minuti, è arrivato anche il terzo e il quarto gol per il Napoli, che così si è aggiudicato questo derby che è andato in scena, come dicevamo, a San Rufo per la settima giornata del campionato di Serie A. Ma ora, prima di vedere il servizio, andiamo a leggere subito i risultati e la classifica. Siamo con i risultati. Allora, Sandro Abate, Feldi Eboli 1-3, L84 Catania 4-3, Eco City Active 2-1, Ciampino Pesaro 3-6, Verona Roma 2-7, Pomezia Treviso 5-5, Cosenza Mantova 5-3, Sporting Sala Consilina Napoli 2-4. Vediamo ora la classifica. In testa conduce la Roma con 18 punti, la segue Eco City 16, L84 13 punti insieme a Sandro Abate, 12 punti per Catania, Sporting Sala Consilina, Feldi Eboli, Napoli 11, 10 punti Ciampino e Pesaro, Cosenza 8, Active 7, Pomezia 6, Treviso 5, Mantova 4, Verona chiude la classifica con 0 punti. Ecco, come vedete Roma continua a rimanere in testa, scivola un po' lo Sporting Sala Consilina, che comunque rimane nella parte sinistra della graduatoria, quindi tra le potenziali protagoniste dei playoff. Risale il Napoli, che centra la seconda vittoria stagionale dopo 5 pareggi, e lo Sporting la precede di una lunghezza. È stata una giornata negativa anche per i campioni d'Italia della Feldi Eboli, continua a rimanere in fondo alla classifica il Verona. Ma ora andiamo a rivivere i momenti più importanti della gara che si è giocata a San Rufo, una gara tra l'altro trasmessa in diretta anche da Sky. E al termine del servizio ascolteremo anche le parole di Renzo Grasso, centrale difensivo che quest'anno si è segnalato anche per alcune reti molto importanti, ma vediamo ora il servizio. C'era grande attesa per il primo derby di stagione in casa Sporting Sala Consilina, che al Pala San Rufo affronta il Napoli Futsal per la settima giornata di andata di Serie A, un match che, complice la buona partenza del team salese, ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni e oltre 1500 spettatori hanno gremito gli spalti per sostenere Brunelli e compagni. Una sfida dal ritmo intenso che, dopo un inizio incoraggiante dei ragazzi di casa, ha visto il Napoli del tecnico Colini prendere le misure e chiudere
chiudere tutte le linee e dopo 8 minuti e 12 secondi passa in avanti con una giocata di Salas Ciolito che beffa di punta Fiuza, una rete che dà ulteriore spinta ai partenopei e sembra appannare lo Sporting che dopo 3 minuti si vede costretto ad incassare la seconda rete. In questa occasione mette la firma De Simone. Il Sala Consilina prova la reazione dopo aver costretto il Napoli a commettere 5 falli di squadra, al minuto 18 e 11 secondi con il solito Brunelli riapre la partita e manda le squadre di Oliva a riposo sotto di una sola rete. Nella ripresa i padroni di casa, sostenuti dal pubblico, credono nella rimonta e complice la scelta azzeccata del tecnico Oliva, che decide a poco più di 6 minuti dalla fine di giocare la carta del portiere di movimento, trova la rete del 2-2 che viene griffata proprio da Sigliano, schierato come estremo difensore. Il derby nel finale diventa ancora più entusiasmante con i padroni di casa che provano anche ad accendere la freccia, ma a segnare ancora il Napoli che è almeno di 2 minuti e mezzo complice un'uscita sbagliata dei gialloverdi, realizza la rete del 2-3 firmata da De Simone che firma la sua doppietta personale. Il Sala Consilina opta ancora per il power play, ma un altro errore consente a Salas di chiudere i conti e fissare il punteggio sul definitivo 2-4 che condanna il Sala Consilina alla prima sconfitta casalinga. Per la cronaca, MVP del match è stato Salas. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca al presidente Giuseppe Detta, che dice errori da evitare in queste sfide che poi ci costano caro. Dopo aver acciuffato il pareggio non si possono concedere queste situazioni a team di primissimo livello, un vero peccato. Sabato prossimo ad attendere lo Sporting c'è la trasferta di Pesaro, squadra che 2 stagioni fa ha indossato sulle maglie il tricolore. Renzo Grasso al termine di un derby intenso terminato con la vittoria del Napoli. Cosa è mancato al Sala dopo aver recuperato 2 reti alla formazione partenopea? Niente, penso che loro hanno approfittato le ripartenze, sono stati molto bravi in questo senso e noi non siamo stati bravi quando siamo riusciti a pareggiare, a ribaltare la partita perché abbiamo avuto 2-3 palle da gol e non abbiamo fatto gol appunto e niente, qua e su questo è stata la partita. Ecco, una sconfitta che però non compromette nulla. No, certo, noi siamo una squadra neopromossa, è la 7ª giornata, dobbiamo continuare a lavorare. Ce la stiamo giocando con tutti, si vede nelle partite, purtroppo la Serie A è così, a volte si vince, a volte si perde, ma non dobbiamo alzare la testa e dobbiamo continuare a lavorare. Uno spettacolo anche per il numeroso pubblico presente quest'oggi che vi ha spinto, ha cercato di spingervi verso un risultato importante. Sì, il pubblico è grandioso, dal primo giorno, da quando sono arrivato è stato così, mi fa tanto piacere e noi cerchiamo di dare il massimo così vanno a casa contenti, come dico, purtroppo a volte si vince, a volte si perde, ma noi lasciamo tutto in campo. La prossima gara con un'altra big del futsal italiano, il Pesaro. Sì, adesso ci tocca una settimana pesante, sono 3 partite in una settimana, abbiamo 2 trasferte, andiamo a Pesaro con tutta la voglia di vincere, siamo una grande squadra, dobbiamo correggere ancora tanti errori, ma non dobbiamo alzare la testa. Grazie. Bene, dopo aver ascoltato anche Renzo Grasso, andiamo a vedere quali sono le gare dell'8ª giornata nella massima serie del futsal nazionale. Feldieboli Cosenza, Pomezia Ciampino, Pesaro Sporting Sala Consilina, Catania Sandro Abate, Napoli Roma, Mantova L84, Active Verona e Treviso Eco City. Ecco, questa giornata che è l'8ª si apre già mercoledì con l'anticipo Feldieboli Cosenza, mentre lo Sporting Sala Consilina sarà impegnata sabato a Pesaro contro una... E poi c'è questo Napoli-Roma. Sì, Napoli-Roma molto bello, molto interessante, 2 squadre che ambiscono in alto, entrambe puntano a vincere il campionato. Pesaro lo ha vinto 2 anni fa, lo scorso anno la Feldieboli
che gioca con il Cosenza, la matricola invece Sala Concilina sarà proprio di scena contro a Pesaro. Bene, lasciamo il calcio 5 prima di concludere questo decimo appuntamento di 105 Sport, che è stato particolarmente ricco di notizie, tra cui quella di calcio dell'esonero di mister Osvaldo Ferullo del Santa Maria Castellabate, Santa Maria Cilento. Chiudiamo con il basket, con il campionato di B interregionale, e andiamo a registrare una bella affermazione della Diesel Tecnica Sala Concilina nella trasferta in Sicilia più ostica. La squadra di coach Patrizio ha sbancato il campo dell'imbattuta Piazza Armerina, proprio nel parquet siciliano, e quindi ha conquistato due punti fondamentali. La vittoria per i ragazzi salesi, che vediamo qui festeggiare insieme al loro coach, è stata con il punteggio di 83-77. Bene, con questa notizia di basket B interregionale si chiude, Angelica, anche questo appuntamento. Decima puntata, sì. Quindi noi vi diamo appuntamento come sempre a lunedì prossimo. Intanto vi ringraziamo e vi auguriamo un'ottima settimana. Buona serata. Vi ricordiamo anche la replica dopo il TG di mezzasera. Buona serata. Buona serata. Ma sei tranquilla, mio cugino è un tuttofare. Ha già montato il box dodge. Ha sistemato il muro. E in più ha cambiato anche le tapparelle. No, mannaggia, mio cugino, mannaggia. Box doccia da 138,90 euro. Tapparelle da 26,90 euro. Zanzariere da 31,90 euro. Tende da sole da 154,90 euro. Lavori in casa, non improvvisare. Vai su bricobros.com. Il fai da te su misura.